Tielo dato Gesù Cristo. Siamo alla quarta catechesi sull'Eucarestia. Entriamo pure nel vivo dell'argomento, così come ci viene suggerito dal Catechismo della Chiesa Cattolica, cioè nel compendio al numero 278. Alcune di queste domande, quelle che seguiranno durante questa catechesi, non sono neanche molto difficili. Sono un chiarimento. Per esempio. Chi è il ministro della celebrazione dell'Eucarestia? È il sacerdote, vescovo o presbitero, validamente ordinato, che agisse nella persona di Cristo, capo e a nome della Chiesa. Sì, di per sé un testo apparentemente semplice, ma contiene tante, tante realtà e anche problematiche, perché si dice, chi è il ministro? È il vescovo o il sacerdote, il presbitero? Sono loro che presiedono l'Eucaristia. Senza di loro l'Eucaristia non si celebra. Con la loro presenza anche di un sacerdote, come dire, anziano, ammalato fosse pure un sacerdote persino indegno, la dico grossa. Ma lui è indispensabile. Senza di Lui l'Eucarestia non c'è. Non è cioè il popolo di Dio che celebra. È il popolo di Dio. Sotto la presidenza del vescovo o di un presbitero. Validamente ordinato e ovvio, perché vescovo e sacerdote e presbitero agiscono nella persona stessa di Cristo. Quando il sacerdote dice: Questo è il mio corpo, non è il corpo del sacerdote, è il corpo di Cristo. Dunque, è proprio la personificazione sacramentale in quel momento. Di, di Cristo stesso. Quelle parole sono le parole sacramentali, forti, operanti, creative di Cristo stesso. Allora il sacerdote agisce in persona di Cristo e anche a nome della Chiesa. E ricordiamo che una messa non è valida se non è in comunione con il proprio vescovo. Non a caso. Si fa la memoria e il ricordo nella preghiera del proprio vescovo. Troppo importante. La comunione ecclesiale rappresentata da colui che è il segno, il principio stesso dell'unità della comunione ecclesiale nella sua Chiesa. Al numero 279. Quali sono gli elementi essenziali necessari per realizzare l'Eucaristia? Cioè la materia vuol dire. Sono il pane di frumento e il vino della vite. Questa realtà è stata usata da Gesù. Quindi è lui che ha detto in concreto di che cosa deve trattarsi. La materia dell'Eucaristia è fatta di pane e di vino. Non credo che sia necessario ulteriori spiegazioni. Andiamo al 280. In che senso l'Eucarestia è memoriale del sacrificio di Cristo? L'Eucarestia è memoriale nel senso che rende presente e attuale il sacrificio che Cristo ha offerto al Padre una volta per tutte sulla croce in favore dell'umanità. Il carattere sacrificale dell'Eucarestia si manifesta nelle parole stesse dell'istituzione. Questo è il mio corpo che è dato per voi. Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che viene versato per voi. Il sacrificio della croce e il sacrificio dell'Eucarestia sono un unico sacrificio. Identici sono la vittima e l'offerente. Diverso è soltanto il modo di offrirsi. Cruento sulla croce, incruento nell'Eucarestia. Abbiamo qualche cosa da evidenziare, in modo che ci risulti ancora più chiaro e più possibile. Allora, l'Eucarestia è memoriale. Che cos'è allora il memoriale? Non un vago ricordo, ma il rendere presente l'evento stesso. Quando cioè gli ebrei celebravano la loro Pasqua, non facevano un rito in puro ricordo dell'uscita, per esempio, dall'Egitto o la traversata del Mar Rosso. No, rendevano presente, era questa la loro consapevolezza, che Dio stava operando in quel momento in cui celebravano la Pasqua annuale ciò che aveva operato nell'uscita dall'Egitto. Nella traversata del Mar Rosso. Cioè, questi eventi hanno la possibilità, grazie alla presenza di Dio, che è permanentemente presente, di essere attuati nei loro contenuti nel tempo della stessa celebrazione. Ha un carattere sacrificale e il sacrificio è stato compiuto ovviamente una volta per sempre, sulla croce. Ma questo sacrificio viene attuato in modo incruento nella celebrazione dell'Eucaristia. Sulla croce era cruento. Il contenuto stesso di quella crocifissione, cioè la morte che diventa fedeltà assoluta al Padre, questa realtà è resa presente e coinvolge l'assemblea, cioè la chiesa stessa, tutta la chiesa. Allora non si tratta di un evento che si ripete, ma che si attualizza e si attualizza in modo che noi siamo coinvolti in quell'evento, un evento che ha duemila anni, che diventa nella sua realtà salvifica, presente oggi. Presente? per noi oggi. Unico comunque è il sacrificio. Il sacrificio della croce e il sacrificio della messa è unico. Unico è l'offerente che è Cristo, l'unico è la vittima sacrificale che è Cristo. Al numero 281. In quale modo la Chiesa partecipa al sacrificio eucaristico? Nell'Eucaristia. Il sacrificio di Cristo diviene pure il sacrificio delle membra del suo corpo. La vita dei fedeli, la loro fede, la loro sofferenza, la loro preghiera, il loro lavoro sono uniti a quelli di Cristo. In quanto sacrificio, l'Eucarestia viene anche offerta per tutti i fedeli vivi e defunti in riparazione dei peccati di tutti gli uomini, per ottenere da Dio benefici spirituali e temporali. Anche la Chiesa del Cielo è unita all'offerta di Cristo. Dunque in quale modo la Chiesa partecipa? È la partecipazione delle membra del corpo di Cristo. Quando Gesù è morto in croce, lui ha offerto se stesso ma nella messa offre con se stesso al Padre tutta la Chiesa, dove si dice che la vita dei fedeli... È interessante notare proprio gli elementi che vengono segnalati, che cos'è che noi offriamo, la vita dei fedeli, la loro lode, la sofferenza, quanta sofferenza nel mondo, la preghiera, il lavoro, la professione. Tutto viene unito a Cristo. E diventa quella messa anche riparazione dei peccati di tutti gli uomini. Ricordiamoci, quando magari qualcuno viene, come si suol dire, a ordinare una messa, e dice dica la messa per i miei defunti, va bene, c'è un ricordo particolare, ma nessuna messa può essere accaparrata per me o per una singola persona. Tutte le celebrazioni dell'Eucaristia sono per il mondo intero. È il dono di Dio, mistero trinitario, per l'umanità di tutti i tempi, per i più peccatori. E anche la Chiesa del Cielo, ricorda, è unita nell'offerta di Cristo. 282. Come Gesù è presente nell'Eucaristia. Gesù Cristo è presente nell'Eucaristia in modo unico e incomparabile. È presente infatti in modo vero, reale, sostanziale, con il suo corpo e il suo sangue, con la sua anima e la sua divinità. In essa è quindi presente in modo sacramentale, e cioè sotto le specie eucaristiche del pane e del vino, Cristo tutto e intero, Dio intero e uomo, abbiamo una certezza, nel segno sacramentale del pane del vino consacrato, Eucaristia, Gesù c'è tutto, con tutta la sua realtà, viene specificato come vere, realiter, substanzialiter, è un Gesù vero, reale, sostanziale, dunque non un fatto come dire immaginato, L'Eucaristia non è il simbolo di Gesù, mistero pasquale, è di fatto questo mistero pasquale. In essa è presente in modo sacramentale, cosa vuol dire? Attraverso il segno, certo. Sotto le specie eucaristiche del pane e del vino, lì c'è tutto. Ancora una volta dunque una grande professione di fede. E terminiamo questa catechesi con il numero 283. Che cosa significa? Transustanziazione. Una domanda non facile anche nella terminologia. La risposta molto impegnativa. Transustanziazione significa la conversione di tutta la sostanza del pane nella sostanza del corpo di Cristo e di tutta la sostanza del vino nella sostanza del suo sangue. Questa conversione si attua nella preghiera eucaristica mediante l'efficacia della parola di Cristo e dell'azione dello Spirito Santo. Tuttavia le caratteristiche sensibili del pane e del vino, cioè le specie eucaristiche, rimangono inalterate. Si parla di transustanziazione e non di transinificazione. Cioè il pane e il vino consacrati non cambiano semplicemente di significato come fosse una realtà, dico, simbolica, cambiano di sostanza. Poi vi porterò un esempio, per quanto gli esempi possano essere azzeccati o comunque un po' traballanti, lo saranno sempre, vediamo se riesco a essere convincente. Ma di fatto, quando il sacerdote dice questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi, noi vediamo pane, ma di fatto è Cristo, il corpo di Cristo, sacrificato. Quando il sacerdote dice questo è il calice, la nuova ed eterna alleanza nel mio sangue, vedo ancora vino, ma è Cristo, è il sangue di Cristo, cioè la vita di Cristo. Mettendole insieme, corpo e sangue, abbiamo la completezza di Cristo che si è sacrificato, cioè che ha versato la sua vita, che ha versato il suo sangue in sacrificio, gradito a Dio. Vuol dire che in questo modo... L'umanità in Cristo è veramente gradita a Dio. L'umanità fa offerta completa di sé al Padre. Veramente il Padre può compiacersi. È talmente obbediente da consegnargli l'intera vita, e in questo senso poi coinvolge l'umanità peccatrice, perché sia a sua volta capace di una donazione al Padre nel gesto sacrificale di sé ed essere gradita al Padre. Questo a grandi linee, mediante l'efficacia della parola di Cristo. È per la Sua parola che noi crediamo. Se Gesù ha detto: Fatelo in memoria di me, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, non dubitiamo. E chi è che ha trasformato? È lo Spirito Santo, è lui il trasformante, sempre nella creazione, come nelle grandi trasformazioni della storia. E in questo caso la trasformazione dell'Eucaristia è la trasformazione del nostro cuore. Avviene mediante la potenza dello Spirito Santo. Si potrebbe obiettare, ma io vedo pane, ma io vedo vino. E allora mi permetto una similitudine, ma chiedendovi scusa anche della pochezza di questa similitudine, ma tanto per intenderci, che non è detto che sempre ciò che noi vediamo sia la realtà. Se per esempio, eh, io avessi in mano un assegno, anzi, lo, lo chiedo anche a tanti fedeli, così per caso, c'è qualcuno di voi che è abbastanza cospicuo, dico abbiente, non mi potrebbe regalare un assegno. Ecco, un assegno, capite tutti che cos'è un assegno. O oh, non vi chiedo molto, niente, non vi chiedo neanche la cifra. Vi chiedo mi... una firmetta, la vostra firma, non importa, la cifra lasciate stare. E si mettono a ridere per forza. Allora... Quando io ho in mano un assegno non firmato, che cos'è quell'assegno? Carta. Vedo carta ed è carta. Ma quando quell'assegno è firmato, ho detto apposta, senza la cifra, quell'assegno vale tutto il deposito bancario. Che cos'è allora? Vedo carta ed è il deposito bancario. Perdonato, ho detto l'accostamento, ma proviamo a tradurlo in termini più spirituali. Vedo pane prima della consacrazione e pane. Dopo la consacrazione, quando Cristo, attraverso la persona stessa del sacerdote, del presidente della celebrazione eucaristica, cioè del presbitero o del vescovo, mette la sua firma e dice, questo è il mio corpo. Vedo pane. Ma è lui. È il deposito del padre, è il patrimonio del padre. Quindi vedete che anche a livello, come dire, di simbologia, non credo che andiamo molto lontano. Cioè non arriviamo alle banalità con le quali spesso si arriva a dire: ma insomma, che cos'è? È un po' di pane, un po' di vino, non è. Andiamo ad agio, andiamo ad agio. Perché ho detto che un assegno è carta. Un assegno firmato. È il deposito bancario. E quando si dice perché mettersi ad adorare l'Eucarestia in ginocchio davanti all'Eucaristia, certo sono convinto che se uno arrivasse ad avere in mano un assegno con il quale gli si affidano i cento e più milioni del superenalotto ci sta in adorazione davanti a quell'assegno tutta la notte. Non mi si dica di no, quando si è intuito il valore. Si è capito chi è presente nell'Eucaristia, non ci si può che inginocchiare adoranti. E arrivederci.